Un caro saluto a tutti gli amici di Planet Spin, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Ancora oggi un approfondimento sulla tecnica del trott'aria. Nello scorso appuntamento abbiamo fatto un overview, diciamo, sulla tecnica, abbiamo parlato di dove è nata, di come si è evoluta ed è arrivata nel nostro paese. Oggi invece facciamo un approfondimento dal punto di vista dell'azione pratica, della tecnica di pesca. Abbiamo già detto che possiamo suddividere la tecnica del trott'aria in diverse tipologie e modalità di approcci. L'obiettivo principale della nostra azione di pesca è quello di andare a sondare tutti gli strati d'acqua e trovare la zona in cui stazionano le trote e quindi simularle all'attacco. Proprio per questo, in questo video andiamo ad analizzare su larga scala quelle che sono le tecniche di pesca in cui possiamo suddividere la tecnica del trott'aria. Poi nei prossimi video andremo ad analizzare singolarmente ogni tecnica ed approfondirne meglio tutti gli aspetti. Linea di massima, le tecniche principali in cui si suddivide il trott'aria sono 5. Partiamo dalla pesca spoon per poi andare sulla pesca crank, la pesca jerk, la pesca bottom e la pesca a vertical. Ricordo che nel trott'aria non è possibile usare le esche siliconiche, né worm né altra imitazione in gomma. Inoltre è da sapere che per ogni tecnica, tra quelle sopra elencate in precedenza, è necessario avere un'attrezzatura adeguata, soprattutto canna e filo, ma per non confondere troppo le idee a chi adesso sta iniziando e anche per non allargare troppo il discorso, approfondiremo questi dettagli prossimamente, come detto prima, singolarmente in un video dedicato per ogni tecnica. Partiamo dalla pesca a spoon, è la pesca più comune tra i pescatori di trott'aria e viene fatta con dei piccoli ondulanti metallici chiamati spoon o cucchiaini. Queste esche sfruttano il movimento del wobbling e si possono applicare a tutte le fasce d'acqua. Lo spoon produce vibrazioni e movimenti in base a determinate dimensioni e alla forma stessa dell'artificiale. Allo stesso modo notiamo rifrazioni o bagliori di luce a seconda delle colorazioni stesse delle esche e delle condizioni di luce dello specchio d'acqua in cui stiamo pescando. La pesca spoon è ideale per le trote di fresca immissione, per la ricerca dei pesci più attivi, per fare distanza, ma anche per sondare e restare in pesca nei diversi strati d'acqua. La pesca crank è la pesca che viene effettuata con piccole hard bait, queste sono delle imitazioni di pesce foraggio per la maggior parte, che sono dotati di paletta di testa molto pronunciata. I crank riproducono piccoli insetti, avannotti, pesce foraggio, ma alle volte possono riprodurre anche del mangime per le trote, come il classico pellet, soprattutto delle colorazioni molto particolari che riproducono il pellet. A differenza dello spoon, i crank sono caratterizzati da due tipi di movimento, sia wobbling che rolling. Quindi si tratta di movimenti sull'asse orizzontale e verticale dell'esca e inducono la trota all'attacco istintivo violento, soprattutto per le loro dimensioni, ridotte e per le vibrazioni emesse. I crank possono lavorare su tutti gli strati d'acqua a seconda della larghezza, della lunghezza e dell'inclinazione della paletta di testa, ma soprattutto della loro affondabilità. Ci sono imitazioni di crank che sono floating, quindi galleggianti, ma anche sinking, ovvero quelli affondanti. Parlando ancora di crank, possiamo suddividerli in altre categorie, silent o rattle, a seconda della presenza al loro interno di piccolissime sfere di vetro, plastica, tungsteno o altro metallo che in fase di nuoto dell'esca sbattono tra di loro e contro le pareti del pescetto, provocando maggior rumore e vibrazioni durante il movimento.
Queste esche sono caratterizzate da svariate colorazioni e riproducono solitamente rifrazioni o bagliori di luce. Quasi sempre sono dotate di due ami per una cattura più facilitata della preda, ovviamente ami senza ardiglione per facilitarne la slamata. La pesca con i crank è una tecnica molto adatta per i pesci apatici, per i pesci poco attivi e soprattutto per le trote stanziali. È una tecnica di pesca che io solitamente utilizzo nelle fasi centrali e finali della gara durante le competizioni. Parliamo adesso della pesca a jerk. Come i crank, si tratta di piccole hard bait. Queste riproducono quasi esclusivamente dei piccoli pesci foraggio. Anche questi si possono usare su tutte le fasce d'acqua a seconda delle specifiche tecniche per cui è stata disegnata l'esca e a seconda anche dell'inclinazione della paletta. I jerk reagiscono a delle sbandate provocate dal movimento dell'esca con la canna, le cosiddette jerkate, sono dei movimenti di polso che noi facciamo con la canna che imprimiamo all'esca e queste esche possono anche essere utilizzate con diversi tipi di recupero, anche movimenti molto lenti, movimenti veloci o movimenti chiamati stop and go, che sono delle pause e delle ripartenze e in questo modo noi diamo all'esca una vitalità davvero eccezionale che tende a simulare maggiormente le trote che molte volte inseguono senza attaccare. Anche per i jerk possiamo trovare diversi modelli silent, rattle, a seconda della presenza al loro interno di sferette, ma allo stesso modo possiamo trovare modelli floating, quindi galleggianti, sinking, ovvero affondanti, o suspending, ovvero quelle esche che una volta fermato il recupero rimangono in sospensione nella fascia d'acqua in cui lavorano. I jerk sono quasi sempre dotati di due ami per un aggancio più facilitato della preda e ovviamente senza ardiglione per facilitare il rilascio della preda senza danneggiarla. La pesca jerk è molto efficace nei momenti di apatia del pesce. Io la utilizzo nelle parti centrali e nelle parti finali della gara, quando il pesce reagisce molto meno a esche più veloce come gli spoon. Parliamo invece adesso della pesca a bottom, è una tecnica di pesca fatta per la maggior parte dei periodi dell'anno, nei periodi freddi, durante la frega magari, o quando il pesce staziona fermo sul fondo. La pesca a bottom non è la pesca a verticale, la pesca a bottom include tutte quelle esche che vengono fatte lavorare a stretto contatto con il fondo. Possiamo chiamarla, per fare un paragone, possiamo paragonarla alla pesca top water. Mentre la pesca top water è fatta negli strati alti della fascia d'acqua, la pesca bottom è fatta negli strati più profondi. Per la pesca bottom possiamo utilizzare sia spoon che vengono fatti strisciare sul fondo con un recupero
recupero lento, oppure con varie hard bait che possono avere diverse specifiche. Possiamo utilizzare anche dei bottoncini oppure delle esche molto particolari chiamati bottom pump. Allo stesso modo sono stati studiati dei piccoli artificiali chiamati vibe, che sono piccoli artificiali di metallo che producono tante vibrazioni durante il movimento. Qualsiasi esca che noi riusciamo a far lavorare a stretto contatto con il fondale è ideale per la pesca a bottom. Anche in questo caso, come per il jerk e per il crank, sono degli artificiali che utilizzo durante le fasi o centrali o maggiormente nelle fasi finali della gara, durante le competizioni, quando il pesce rallenta tanto la sua attività. Per concludere il discorso sulle tecniche di pesca che fanno parte del trottaria, non possiamo fare a meno di parlare della pesca a vertical. Questa è una tecnica molto differente da quelle citate fino adesso, perché a differenza delle altre, dove andiamo a sondare gli strati d'acqua pescando in orizzontale o in diagonale, in questa tecnica andremo a pescare in verticale, richiamando e trattenendo l'esca con piccoli colpi di canna o recuperi di mulinello. Parlando delle esche artificiali, si usano delle piccole imitazioni chiamate più comunemente bottoni. Sono delle riproduzioni solitamente di mangime come il pellet, e possono avere varie grammature, varie forme e colori. Il vertical è una pesca innovativa, ma è anche vero che a volte in alcune competizioni viene vietata, proprio perché è un approccio molto differente rispetto a tutte le altre tecniche. Il vertical, molte volte questa tecnica viene fatta quasi da fermo, senza recuperare né muovere l'esca, quindi diciamo un po' contro quelli che sono i canoni classici della pesca in movimento. Poi rispetto alle dimensioni delle esche stesse, che sono ridottissime, quindi sono molto più attrattive per un pesce stressato dalle varie allamate precedenti, magari fatte con altre tecniche più invasive a livello di vibrazioni o dimensioni delle esche stesse. Ecco, siamo alle conclusioni finali. In questo video abbiamo realizzato, ecco, un primo approccio alla tecnica del trottaria. Abbiamo fatto una panoramica di quelle che sono le tecniche principali che possiamo utilizzare durante la nostra battuta, la nostra sessione di pesca. Abbiamo dato delle indicazioni di massima sull'azione, facendo anche un overview sulle esche. Nei prossimi video seguiranno degli articoli tecnici dove andremo a dettagliare tutte le tematiche che abbiamo illustrato in questo video, e faremo dei approfondimenti più centrati in modo da dare un'indicazione ulteriore per chi vorrebbe approfondire maggiormente la tecnica. Questo mondo è apparentemente semplice, ma invece andando più ad approfondire ci rendiamo conto che è molto complesso ed è soprattutto in continua evoluzione. Che dire, io vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Grazie a tutti per la visione, e come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.